Sono stati 58 gli autori provenienti da varie zone d'Italia che hanno partecipato al concorso fotografico nazionale 28esimo Trofeo Chimera e Quinto Memorial Piero Comanducci. Le premiazioni si sono svolte nel Chimera Photo Gallery di Piazza Grande ad Arezzo. Sì, ringrazio il Fotoclub perché ricorda sempre il babbo, che sono quasi passati 5 anni, quindi è veramente passato tanto tempo. Poi su una cosa che lui ci teneva tanto, che era comunque la comunicazione, quindi lui era specializzato sui video, ma ai tempi aveva fatto anche le foto, quindi questo concorso che ritrae delle foto bellissime della città è veramente una cosa molto, molto bella, e anzi dovremmo aiutare il Fotoclub sempre più a valorizzare queste immagini, perché sono immagini viste spesso anche da un occhio di un non aretino, anche perché purtroppo gli aretini poi partecipano poco a questo tipo di manifestazione. Ci piacerebbe invece che ce ne fossero di più, perché poi sono ricordi che rimangono e a noi servono tanto, perché oggi la comunicazione è il 90% la motivazione di scelta anche della destinazione turistica, quindi ci piacerebbe che queste foto poi venissero usate anche per promuovere proprio il nostro territorio. Il 28esimo Trofeo Chimera è andato a Umberto D'Eramo di Sulmona con le opere Crying, Cordesca, Briscola e Differenze comunicative. Nel tema libero, primo classificato Francesco Tarantini di Como con l'opera Sotto la pioggia 2. Il quinto Memorial Piero Comanducci è invece andato a Paolo Stopazzoni di Baricella, Bologna, con le opere Lo specchio, Percorsi, Ricordi e Mercato Arezzo. Sono foto di viaggio, sono foto di strada, io mi reputo un fotografo di strada. Sì, anch'io, uguale a lui, fanno foto di street fatte così, un po' di sempre distinto, cerchiamo, noi lavoriamo molto distinto tutti e due, abbiamo un po' un genere abbastanza similare, quello che ci sentiamo, proviamo a riproporlo, ecco, vediamo se qui è stato capito, e siamo molto contenti, veramente. Nella categoria tema obbligato, la vittoria è andata a Mauro Panci di Arezzo con l'opera Dall'alto, seconda piazza per Roberto Acciari con Un salto a teatro. Diciamo che per chi ha questa passione, comunque ricevere una gratifica è comunque una cosa che fa piacere, è comunque una cosa importante indubbiamente. Io ho inviato una foto fatta con un drone, che è un'altra mia passione, fatta qui al Prato di Arezzo in una bella giornata con delle belle nuvole, è stata premiata, insomma, ecco, questo mi fa veramente molto piacere. Quest'anno c'erano anche molte più foto dell'anno scorso, sicché è stata dura scegliere le migliori, e quelle dedicate a mio babbo sono tutte su Arezzo. Io ho fatto parte della giuria e mi fa molto piacere questa cosa, perché rientro un po' nell'ambito della foto, dato che l'ho un po' abbandonato.